la richiesta è sempre di essere eroi come dicono, poi alla fine nei fatti siamo più che eroi, siamo vittime. Qui chiaramente c'è tutto un sistema che ha in parte fallito. La mancanza di una medicina territoriale, il depotenziamento costante che c'è stato nei servizi di prevenzione ha portato, quando il virus ha iniziato a dilagare, a renderlo incontrollato per le difficoltà di tracciamento che ci sono state. A distanza di un anno, da febbraio 2020 ad oggi, nulla è cambiato in termini propositivi rispetto all'assetto sia organizzativo che in termini di assunzioni. Anche quest'anno abbiamo visto le sale di rianimazione saturate, anche quest'anno abbiamo visto, io parlo dei nostri reparti all'ospedale di Cisanello, ma so per certo che questo è accaduto un po' ovunque in Italia, il taglio dei posti letto, rinvio di interventi chirurgici, chiusura di ambulatori, grosse difficoltà riguardo ad altre patologie, alle problematiche dei pazienti affetti da altre patologie. Nello stesso tempo non ci sono state assunzioni importanti. Quello che è successo in particolar modo è stato un reiterarsi di precarietà per quanto riguarda le assunzioni, ovvero lo sfruttamento di operatori sanitari assunti da agenzie interinali. Agenzie interinali dove, per esempio da noi, solo nel 2020 sono stati spesi 3 milioni e 171 mila euro o circa, ora non ricordo bene i dati, un anno prima ancora 1 milione e 400 mila euro o giù di lì, somme importanti. Noi su questo abbiamo fatto anche dei conticini e abbiamo visto che avrebbero potuto assumere 105 operatori a tempo indeterminato, quindi personale specializzato, qualificato, con una continuità lavorativa. È una giornata di sciopero che USB ha proclamato per il settore pubblico, per il settore privato e per il terzo settore socio-sanitario. Le motivazioni chiaramente sono sotto gli occhi di tutti. Quello che è successo nell'anno di pandemia è stato devastante, ha messo a nudo quelli che sono i limiti e quanto è stato devastato nel corso degli anni il Servizio Sanitario Nazionale. USB è qui per reclamare la reinternalizzazione di tutti i servizi esternalizzati, per interrompere il flusso di denaro pubblico verso il settore privato e per rivendicare la libertà da brevetti per i vaccini. Abbiamo richiesto una sorta di fondo di risarcimento per andare a premiare tutti quei lavoratori chiamati d'urgenza per il Covid che ci hanno rimesso con la penale col preavviso di licenziamento. Questa cosa l'abbiamo chiesto ufficialmente e ci è stata negata. Per esempio, per noi era giusto che avessero un piccolo riconoscimento anche simbolico di fronte allo sforzo. E invece quello che è accaduto è che siamo stati ammantati con questa retorica da eroi e ci hanno dato le briciole di bonus, perché io voglio chiamarle briciole, ma noi vogliamo rispetto su questo, ma non lo facciamo solo per il nostro lavoro, lo facciamo perché secondo noi è importante restituire una sanità che sia d'eccellenza, universale, gratuita.